Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Anche Amazon sta per entrare nel mondo dei droni, ma lo fa in una maniera particolare e molto originale. Sì, perché nel 2021 sarà possibile acquistare il drone che stiamo per vedere adesso, un drone per la sicurezza domestica. Allora, secondo me è una genialata, è una figata pazzesca dal punto di vista dell'invenzione, poi dal punto di vista della praticità finale non lo so, però sicuramente dal punto di vista dell'originalità è davvero unico, quindi è sicuramente innovativo. Amazon lo farà produrre dal suo marchio Ring, questo marchio che fa parte del gruppo Amazon e produce un sacco di prodotti tecnologici, e appunto arriverà sul mercato al costo di circa $249, come vi ho detto prima, però disponibile dal 2021. Quindi adesso direi di non perdere altro tempo e guardiamo per capire meglio cosa è in grado di fare questo piccolo drone per la sicurezza domestica. Ecco, allora vediamo il ladro che sta per entrare in casa, quindi sta per scassinare la finestra, la fa scattare l'allarme perché c'è il sensore, quello per le porte, la centralina ovviamente rileva il segnale mandato dal sensore, e a questo punto ecco che vediamo il drone in azione. Il drone decolla dalla base, ok, arriva il segnale al telefonino del proprietario della casa, e a quel punto si vede anche la telecamera che inquadra appunto tutta l'abitazione, e il drone arriva di fronte al ladro che scappa impaurito, mentre qua vediamo il drone che si raggira per casa perché con i suoi sensori anticollisione rileva l'ambiente, quindi è in grado di girare all'interno dell'ambiente senza andare a sbattere da nessuna parte, a parte che poi abbiamo le eliche super protette come avete visto, ma lui gira tranquillamente senza andare a sbattere da nessuna parte perché è appunto avvolto da sensori. Alla fine di tutto il suo lavoro ritorna alla base. Quindi ragazzi, cosa dire, secondo me geniale, sicuramente unico. Poi dal punto di vista pratico e dell'utilizzo finale non lo so, nel senso che sì, è vero, suona l'allarme, lui si alza in volo, gira all'interno della casa, e quindi non ha punti morti dati dalle telecamere, che comunque le telecamere che andiamo a mettere all'interno di un'abitazione hanno per forza dei punti morti. In questo caso secondo me di fronte alla finestra la telecamera ci sarebbe dovuta essere comunque, non ci sarebbe stato bisogno di un drone, però voglio dire, ci sta l'idea, poi anche perché quando il drone arriva di fronte al ladro, secondo me quel drone lì fa una brutta fine, secondo me il ladro non è che scappa, il ladro gli dà una randellata e il drone lo spiaccica per terra ed è finita lì, di sicuro non scappa perché gli arriva il dronino di fronte, però ripeto, l'idea è geniale, poi è bello perché alla fine di tutto lui torna e riatterra nella sua base di ricarica. Quindi ragazzi, questo era solo un video semplice per informarvi che anche Amazon sta entrando nel mondo dei droni, lo fa a modo suo, lo fa con un drone particolare, però un drone domestico e per la sicurezza domestica. Ovviamente le cose più belle di questo drone sono il fatto che riesce a non andare a sbattere contro gli ostacoli, quindi lampadari, mobili, porte, muri, cioè riesce ad aggirare, girando all'interno della casa, ad aggirare tutti questi ostacoli. I video vengono girati in full HD, quindi con una buonissima qualità, nel senso per quello che è l'utilizzo, quindi per essere solo un drone per diciamo sorveglianza va benissimo il full HD, e poi di base è proprio l'idea, però $250 secondo me si mettono un po' di telecamere qua e là davanti alle finestre, perché comunque questo ladro è entrato dalla finestra e la telecamera in un angolo di quel locale ci sarebbe dovuto essere, che puntava verso la finestra, secondo me non c'è bisogno del drone che arrivava, però va bene così, nel senso tutto va bene quando è innovativo, nel senso, quando è qualcosa di nuovo e non è una copia di 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 qualcosa che esiste già, sicuramente è da apprezzare già per l'idea e l'impegno nell'essere comunque andati oltre a quello che già esiste, ed è questo secondo me quello che va apprezzato di questo prodotto della Ring, e che poi è Amazon. Quindi ragazzi, scrivetemi nei commenti voi cosa ne pensate, se secondo voi è una genialata anche dal punto di vista dell'utilizzo, solo una genialata dal punto di vista dell'idea, se vale i soldi che diciamo Amazon chiederà per questo prodotto, se secondo voi invece è inutile spendere soldi, o meglio così tanti soldi per un prodotto del genere. Quindi ragazzi, speriamo che Amazon si butti nei droni quelli che siamo abituati, che conosciamo noi, magari questo è solo un inizio, poi magari ci arriverà, chi lo sa, speriamo. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto, se va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, una novità, e ciao.